Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti finiti dell'ultimo periodo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina per non perdere i miei prossimi video. E niente, inizio perché i prodotti sono un po', vado random da quello che pesco dalla scatola. Allora, un prodotto finito da pochissimo è questo della Shein, linea Aloe Fresh, ed è un detergente per il viso vegano con il 95% di ingredienti di origine naturale. È un detergente che a me è piaciuto moltissimo, ho trovato molto comodo anche la confezione, lo utilizzavo sotto la doccia, andava a pulire molto bene il viso, toglieva bene i residui di crema solare e anche magari di sudore, perché adesso fa caldissimo, e andava appunto a lavare bene il viso senza seccare la pelle e non bruciava gli occhi. Mi è piaciuto moltissimo. Se la Shein tirerà fuori nuovamente questa linea, sicuramente questo è un prodotto che riacquisterò. Sempre della Shein ho finito questo shampoo della linea Nature, certificato appunto Natru. Questo è uno shampoo idratante alla rosa canina. Io ho capelli normali tendenti al grasso. L'ho utilizzato ogni giorno dopo il mare e devo dire che mi sono trovata molto bene. L'ho trovato molto delicato, non andava a seccare i capelli ma neanche ad appesantirli. Non creava l'effetto stoppa, i capelli appunto erano belli morbidi, belli luminosi. Mi è piaciuto, non vi so dire quanto me li lasciasse puliti perché appunto l'ho utilizzato ogni giorno, quindi non vi saprei dire, però mi piace, mi è piaciuto molto. Costa poco, 200 ml in più un prodotto naturale e quindi è un super promosso. Sempre Shein, ho finito un po' di prodotti della Shein. Era una linea questa, anche questa in edizione limitata, Botanic Garden, Ginseng e Basilico. Ho finito questa maschera per i capelli, vegana al 97% con ingredienti di origine naturale. Mi è piaciuta moltissimo. Aveva una buona profumazione. Molto, molto fresca, si sente appunto il ginger. Mi è piaciuta molto, andava a districare all'istante i capelli, li rendeva belli morbidi, non li appesantiva, ne bastava poco, quindi questa maschera da 250 ml in realtà mi è durata tantissimo. Anche questo è un prodotto che potrei riacquistare se dovesse per caso uscire di nuovo alla Lidl. Ho anche lo shampoo e il balsamo, ma ancora non li ho utilizzati, però per adesso questa maschera assolutamente promossa. Ho terminato poi, per quanto riguarda le mani, saponi mani e viso Biolis Nature, non testato sugli animali, vegan, 100% energia verde, 98% di ingredienti di origine naturale. Questo qua è quello purificante carbone bianco giapponese. Mi è piaciuto molto, mi sono trovata bene, l'ho utilizzato solamente per le mani, andava a lavare bene senza seccare la pelle. Una profumazione molto buona, ma maschile, ma comunque mi è piaciuta. 300 ml di prodotto, potrei riacquistarlo, ma ecco, un sapone per le mani, niente di più. Non so sul viso, sinceramente non l'ho mai provato sul viso. Sempre per le mani ho terminato la solita ricarica di sapone liquido disinfettante Fresh and Clean. Con questi noi in casa ci troviamo molto bene. Li utilizziamo per lavare le mani solamente quando torniamo da fuori. Per il resto utilizziamo altri saponi, magari anche più naturali e delicati, come ad esempio questi. Però, ripeto, con questo ci troviamo bene e ne stiamo utilizzando un'altra ricarica. Altra ricarica utilizzata è questo di Balea. Questa è una ricarica di in realtà bagnoschiuma, doccia crema sensitive per pelli sensibili con aloe vera, una ricarica da 600 ml, formula delicata idratante, utilizzata per le mani, però io con questi prodotti di Balea mi trovo sempre benissimo. Anche con questo mi sono trovato bene, delicato, lava bene, fa abbastanza schiuma, non secca la pelle e ha una profumazione veramente molto molto buona e questo credo di riacquistarlo. Altro prodotto terminato, però per quanto riguarda la doccia, ho terminato ieri sera di Bottega Verde, caffè verde, gel doccia di energia con estratto di caffè verde e un mix di oli essenziali. Trovato non so mai quanto tempo fa in una rivista, mi sembra. Mi è piaciuto, lava bene, è delicato, non secca la pelle, fa una buona schiuma, anche se utilizzo la spugna, quella in retina, quindi
crea sempre un po' di schiuma. Mi è piaciuto la profumazione, forse non mi ha fatto impazzire, però comunque è un buon gel doccia e anche rinfrescante. Altro gel doccia terminato è questo di Nakomi con olio di avocado. È un gel doccia che mi aveva omaggiato l'azienda, mi sembra al Sana, non mi ricordo. Comunque è un prodotto che mi è piaciuto, creava una schiuma molto soffice, tipo nuvoletta, delicatissimo sulla pelle, ma comunque lavava molto bene, buon prodotto. Con questa confezione si andava a sprecare meno prodotto, mi è durato tanto, non so quanto possa costare, non so neanche se c'è ancora. Comunque un prodotto vegano che assolutamente consiglio. Altro gel doccia terminato è questo qui di Kneipp, è un prodotto vegan. Questo qua, vediamo se c'è scritto in italiano, no, comunque è al melograno e ai frutti di bosco. Comunque mi è piaciuto, è una crema, un balsamo sotto la doccia, però questo si va a trasformare in una mousse di schiuma e quindi mi è piaciuto. Di solito prodotti in crema che rimangono cremosi e non fanno per niente schiuma, non mi piacciono perché mi danno l'idea di essere scaduti e di non lavare la pelle. Questo in realtà è una crema, ma si trasforma in una mousse di schiuma, quindi mi è piaciuto. Anche questo è delicato, una profumazione dolce molto molto buona. I prodotti Kneipp si possono trovare in vari siti online, come ad esempio Eccoverde, ma si trovano anche al DM. Altro prodotto gel doccia che ho terminato è questo qua di Faberlic, Vitamania Mango e Papaya. Questo me l'aveva regalato Valentina. Allora, è un gel doccia che mi è piaciuto, lava bene, non secca la pelle, eccetera. La profumazione sa appunto di mango e papaya, molto fruttata. Devo dire però che quando sono arrivata quasi alla fine iniziava veramente un po' a stuccarmi questa profumazione. Però una profumazione estiva, comodo il fatto che sia una boccettina piccolina, se si vuole portare in giro occupa poco spazio. Comunque un buon prodotto. La profumazione avrei preferito forse qualcos'altro, però comunque buono. Ho terminato poi questo shampoo fortificante Vital Care della linea quella biologica certificata ICEA. Questo qua districa, rinforza, illumina. Mi è piaciuto moltissimo, fa una bella schiuma, non secca i capelli e non li va ad appesantire. E inoltre lascia i capelli belli, lucenti, belli morbidi e belli puliti per parecchi giorni. Quindi questo è assolutamente consigliato e credo di acquistare poi la taglia grande. Questa mi sembra l'avevo presa in una rivista. Terminato questo shampoo dopo sole 2 in 1 della Sien, questo era in un set, non so se può essere, si possa trovare separatamente in full size. Comunque uno shampoo che mi è piaciuto molto, l'ho utilizzato dopo il mare, ha una buonissima profumazione e con questo prodotto non serve utilizzare il balsamo, non va ad appesantire i capelli, li lava molto bene, toglie via la salsedine, è un buonissimo prodotto. Devo vedere se appunto lo vendano in full size. Un prodotto invece che vado a buttare e non mi è piaciuta è la crema solare con protezione 30 di Bioert. Questa qua è una protezione solare per il viso che però vado a buttare perché quando l'ho utilizzata, a parte il fatto che è parecchio unticcia, ma sono tornata a casa e ero molto arrossata nel viso. Non ero scottata, ma ero molto arrossata. E appunto, visto che io ho una pelle abbastanza delicata, ho qua un melasma, eccetera, non vorrei peggiorare la situazione, quindi questa non la vado, l'ho utilizzata una volta e non la utilizzerò più. Poi, altro prodotto finito della Sien, questa era anche questa un'edizione limitata, Liebe die Natur, è un dentifricio con olio di menta bio ed estratto di aloe vera e stelvia senza fluoro. È un prodotto certificato Cosmos Natural, non testato sugli animali e vegano, senza microplastiche. Mi è piaciuto tantissimo, sa un po' di Brooklyn, le gomme da masticare. È piaciuto molto sia a me che a mia sorella. Questo assolutamente se lo trovo di nuovo lo riacquisto, mi è piaciuto molto. Inoltre lasciava l'alito bello fresco, lavava molto, molto bene i denti e non era di quella menta forte che vi fa insomma lacrimare gli occhi. Buonissimo. Poi ho terminato questa crema, questo siero per il seno volumizzante e rassodante della Elan. Volumizzante e rassodante, vabbè, no, però
però è una buona crema idratante, leggera, ma appunto è idratante, quindi fa il suo. L'ho utilizzata sia in inverno che in estate e mi è piaciuta molto. Questo tipo di crema per il seno lo utilizzo sempre dopo la doccia, non tanto per rassodare il seno, ma per fare l'autopalpazione ogni volta che appunto faccio la doccia. E con questa crema mi aiuta, mi agevola la faccenda. Comunque mi è piaciuta, non so, penso che costi un po', quindi non credo di riacquistarla, però comunque un buon prodotto. Burro Labbra di Officina Nature, questa è la mela cotogna, mi era stato omaggiato dall'azienda. Il burro cacao mi piace molto perché è molto idratante e protettivo sulle labbra. Il problema di questa profumazione è che c'è cioè, proprio la profumazione che a me non piace assolutamente. Ho provato a utilizzarlo per un po', però devo cestinarlo perché è una profumazione per me veramente molto sgradevole, nonostante sia una profumazione non troppo invasiva, comunque leggera, ma non riesco a sopportarla, quindi promuovo il burro cacao, ma boccio la profumazione. Sto usando un altro burro cacao, sempre uguale a questo, ma alla caramella mou, mi sembra, e quello mi piace molto. Questa la profumazione non mi è piaciuta. Poi, terminato il deodorante Deolis So Young, questo qua non so se l'ho terminato e ve l'avevo già mostrato oppure no. Comunque, di Latte e Luna, un deodorante in crema che io adoro follemente, a partire dalla profumazione buonissima, va picchiettato sotto le ascelle, non unge, dura veramente tutto il giorno, ed è fantastico. Assolutamente, dopo che avrò finito le scorte di quegli spray che ho già comprato, assolutamente riacquisterò questo. Questo era un campioncino che mi era stato omaggiato dall'azienda. Il deodorante in sé viene venduto però in una confezione, in vetro, quindi zero plastica, è veramente molto molto valido, assolutamente da riacquistare e vi consiglio. Poi, utilizzati questi calzini della Sien, questi qua sono quelli, è una maschera per i piedi nutriente, non è di quelli che fa spellare i piedi, ma è solamente nutriente. Non mi ha fatto impazzire, nel senso, ha idratato i piedi per qualche ora, però poi sono tornati come prima. Quindi ecco, magari se dobbiamo fare qualcosa tipo un matrimonio, stiamo con i sandali o comunque delle scarpe aperte, magari questo può essere una soluzione da fare prima di andare al matrimonio, in modo da avere i piedi un po' più curati, però non è una soluzione a lungo termine. Utilizzati questi patch per gli occhi di Balea, questi qua erano un'edizione limitata, rassodante con acqua di rose e acido ialuronico. Mi sembra forse anche questi me li aveva regalati Valentina. Buoni, belli idratanti, belli freschi. Questi prodotti per gli occhi di Balea costano poco e mi piacciono sempre molto, quindi assolutamente consigliati. Poi ho terminato queste l'ennesima confezione di vitamina C masticabile di Equilibra. Mi piacciono molto, sono vendute in queste scatoline da 30 compresse oppure nella scatola più grande. Mi piacciono perché appunto sono tipo caramelline da masticare, sanno di Zigulì, un sapore veramente molto buono. Io ho dei problemi con le cose da sciogliere nell'acqua e anche con le cose tipo da mettere sotto la lingua, cose con sapori strani, io non le prendo, non riesco a prenderla. Invece questo le prendo sempre volentieri perché appunto sembra di masticare una caramellina all'arancia, quindi veramente buonissime. Ultime cose da mostrarvi sono i campioncini. Chi mi segue da un po' ormai sa che io ho iniziato uno smaltimento folle dei campioncini e vado avanti così. Ho quasi finito tutti i campioncini di gel doccia, me ne mancano tipo 4. Sono contentissima. Io ho utilizzato questi campioncini, sono tutti di gel doccia per lavarmi i piedi prima di andare a dormire perché io non dormo se non mi lavo prima i piedi. Quindi, allora vi dico un po' le profumature. Se mi sono piaciute o no, ma vado veramente velocissimi. Allora, Bianco d'Ambra di Elan, mi è piaciuto molto la profumazione di questa linea, è veramente secondo me buonissima, assolutamente consigliata. Poi, sempre di Elan, linea Olmo, questa era buona, ma aveva una profumazione molto maschile, però comunque buona. La Mand, linea Lily,
Questi prodotti La Mande, devo dire che hanno una profumazione molto forte e secondo me anche La Mande ha, non lo so, lo collego a qualcosa di un po' vecchiotto, tipo i bagnoschiuma delle nonne. Le profumazioni sono un po' antiche, secondo me, però comunque è un buon gel doccia, ma la profumazione appunto sa di fiori, ma sono profumazioni secondo me sorpassate. Poi l'erbolario, legni fruttati, una profumazione che io adoro, ho anche il profumo, veramente molto molto buona. Bagnoschiuma di Officina Nature, questo qua è quello delicato, ultra delicato, assolutamente buonissima questa linea, è consigliata per chi ha dei problemi di allergie o irritazioni alla pelle. Poi terminato lo shampoo doccia idratante nutriente delicato d'asina di La Dispensa, anche questo buonissimo. Poi sempre l'erbolario, ho terminato Ortensia, una profumazione delicata, fiorita, anche a me è piaciuta molto. Poi sempre erbolario Edera, che però non è una profumazione che mi fa impazzire. Ho terminato poi di Officina Nature due bagnoschiuma delicato tonificante, anche questi molto buoni. E anche quello solo tonificante con tè verde, buona profumazione fresca. Questi qua di Officina Nature sono prodotti che non fanno molta schiuma, ma che comunque lavano bene la pelle. E poi sempre di Officina Nature questo qua con uva Ursina, anche questa è una profumazione molto molto buona. Poi terminata Pepe Fondente di Naturz, una profumazione calda, avvolgente, speziata, buonissima, ma adatta per l'inverno. Terminato poi di La Mande, questo qua Carezza di Seta Calla, stesso discorso, buono, ma la profumazione è un po' sorpassata. E poi anche questo Petali di Sambuco. Buona ma sorpassata. Poi abbiamo questo qua di Elan, cuori di petali, bagno doccia profumato tonificante. Buono ma non fa per me. È una profumazione fiorita, un po' forse da signora, però comunque se piace come bagnoschiuma è buono. Bene, quindi spero di essere stata abbastanza veloce. Questi erano i prodotti che ho terminato in quest'ultimo periodo. Fatemi sapere se avete, cosa avete terminato voi, se avete qualche prodotto da consigliarmi. Come al solito, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!